Eccoci qui, pronti per il secondo tempo, comodi. Mi sono fermato a prendere gli M&M's Limited Edition Salted Caramel. Sono una marketing victim, ma lasciamo perdere. Se siete capitati su questo video e vi siete persi il primo tempo, vi metto il link qui nella card, guardatevi prima quello. Per tutti gli altri, pronti a partire. Cominciamo con la prima adesso? Mettiamo l'irinoteca per 90 minuti. L'irinoteca è un chemioterapico vero e proprio, quindi serve ad uccidere il tumore. Se vogliamo parlare da killer, uccide il tumore. È un farmaco che va a intaccarsi nel suo DNA, quindi fa una distorsione delle catene del DNA e in questo modo la cellula muore e non si riproduce più e quindi il tumore regredisce e non cresce. In generale la chemioterapia ha effetto sulle cellule tumorali, ma agisce anche su quelle cellule che si rigenerano velocemente nel nostro corpo. L'emoglobina, i globuli bianchi e le piastrine, che è anche per quello che le controlli ogni volta quando vieni da noi a fare la terapia, e in base a quello l'oncologo decide il dosaggio della chemioterapia, perché se sono troppo bassi non andiamo ancora a intaccare facendole abbassare ancora di più. Altre cellule che si rigenerano velocemente sono i capelli, le unghie, la pelle. La perdita dei capelli per me non è uno degli effetti collaterali principali come potrebbe essere per altri tumori. Per esempio per il tumore al seno, i chemioterapici che si usano per il tumore al seno fanno perdere i capelli. Allora, gli effetti collaterali dell'irinoteca è diarrea, a volte costipazione, dipende come reagisce il corpo, nausea, vomito, insieme alla stanchezza. No, bravi, sono bravi sti attori, sicuramente il premio Oscar se lo sono meritato. Devo dire però anche le comparse di livello top, quanto ha speso in cachetta. Bravi, complimenti. Meno perché noi ti abbiamo fatto l'atropina, e l'atropina serve proprio a bloccare questo effetto collaterale della diarrea dell'irinoteca, perché ti può dare una diarrea grave che rischi proprio la disidratazione. Fluoxetine e calcium folio. Il penultimo farmaco della giornata. Due ore. L'oxaliplatino e l'oxatine, come i classici effetti collaterali, può dare nausea, vomito, diarrea, immunosoppressione, delle neuropatie periferiche a lungo andare, in genere a distanza, vuol dire parestesie alle mani soprattutto, e poi anche sensibilità al freddo, magari d'inverno tenere i guanti e anche quando si beve qualcosa di non bere cose troppo fredde. Sì. Le faccio ancora un po' di NRCL e dopodiché facciamo la punturina di 5 FU e poi mettiamo la pompetta di fluoruracile, che dura 2 giorni, il farmaco è lo stesso. Come classici effetti collaterali anche questo, nausea, vomito, diarrea, mucositi del cavo orale. Per questo quindi è importante che faccia gli sciacqui con il malveol, con il collutorio, mielo soppressione come al solito anche questo. Eccoci, arrivata giusto. Ciao. Ecco, grazie. Sono un po' provatino. Sì. Bello provato, Sembra quasi vero. Interpretazione magistrale, direi. Tiriamo via tutto l'ambaradan. Risciacchiamo? È uno sciacquo questo? Ah, no. Questo è il bonus. Questo è il bonus, perché il lavaggio gliel'ho già fatto. Anche la sesta volta. Puoi far tutto tu. No. Un po' sì. Più che altro è che arrivo a questo punto della giornata che, no, che ho 3 neuroni. Si stravolto. Basta, abbiamo finito. Ah, bello. Mettiamo la pompetta. Finito. Questa è la pompetta. No, ma sicuro, E niente, mercoledì questa cosa sarà sgonfiata, verrò qua a toglierla. Con questo direi che abbiamo finito questa bellissima giornata alla clinica, avercene di giornate così. Grazie alla ricamatrice ufficiale dello zaino della nostra piccola. Continuate a guardare perché secondo me quei due lì alla fine si baciano. Bene, abbiamo finito anche il quarto ciclo. Sono un po' provato, ma tutto sotto controllo. Alla fine lo stress di stamattina è andato via e è andato tutto bene. E siamo contenti. Ci diamo anche un bacino che fa audience.
Bravi. Mi emoziono sempre per i finali romantici. Se vi è piaciuta questa storia, seguitemi e iscrivetevi al canale, oramai lo sapete, cliccate qui sotto. Ci vediamo presto. Rock it. Rock and roll.